Vado alla lettera della sorella A. Salve, avrei una domanda che mi sta molto a cuore da farvi. Sono una ragazza di 28 anni e nella mia vita non ho mai trovato l'amore. Tutte le volte rimango delusa, ogni volta va sempre peggio. L'ultimo uomo di cui mi sono innamorata ho scoperto che mi stava solo prendendo in giro. Io credevo fosse realmente innamorato di me, per poi sentirmi dire che non mi ama. Sto malissimo per questo. Ammetto che io continuo a pensare a lui perché gli voglio veramente bene. Purtroppo lavoro con lui e mi tocca vederlo tutti i giorni. Ho avuto un'esperienza simile con un altro ragazzo, cinque anni di sofferenza. Nel momento in cui mi sono innamorata, credevo che Dio mi avesse voluto levare da quella sofferenza precedente. Ma invece mi ritrovo nella medesima situazione di prima. Sto malissimo, ho un senso opprimente di morte dentro. Mi chiedo come Dio abbia potuto permettere che mi ritrovassi in questa situazione. So che voi direte che Dio mi sta preparando ad un bene più grande, ma per adesso non riesco a vedere al di là del mio dolore. Sono triste, prego ogni giorno che Dio mi liberi da questo, ma sembra che non mi ascolti. Ho pensato alle cose più svariate, a legarlo a me. Tramite legatura. Il demonio è sempre lì a dirmi di farlo, sfruttando la mia disperazione. Ho continui attacchi di panico e sono sempre in ansia. So che Dio è grande e giusto e non lascerà impunito questo uomo che ha calpestato e distrutto il cuore altrui. È una lotta continua. Vi prego, aiutatemi, pregate per me, perché non so proprio cosa fare. Vi prego. In questi anni. Non ho mai smesso di pregare Dio affinché mi donasse un uomo con il quale potermi consacrare al matrimonio, ma fino ad oggi ancora nulla, o almeno solo delusioni su delusioni. Questo periodo attraverso un vero e proprio periodo di sconforto, perché ormai ho l'impressione che Dio non ascolti le mie preghiere, o meglio, continuo a chiedermi se questo mio desiderio corrisponda al Suo volere. Vi ringrazio anticipatamente, che Dio vi benedica. Amen. Grazie, sorella A, che hai aperto il cuore. E credo che tante altre donne si trovano in questa situazione. Si sentono come non trovo mai l'uomo giusto. Perché? Anche uomini. Eh? Anche uomini si sentono così, ma scrivono anche a noi. Nel, sì. Io mi ricordo nel mondo, ero nella stessa barca. Mm. Eh, le donne erano... Anime frustrate in pena come lo ero io, mm -hmm. perché mancava dare il cuore tutto a Gesù? Sì, e vogliono dare affetto a una persona e non hanno una persona cui amare in tutta sincerità, vogliono dedicarsi a una persona, a un matrimonio, però non trovano la persona giusta, degna del loro amore e chiedono a Dio e Dio non risponde. Perché? Dio non risponde. È così che lei dice: guarda. Dio benedica sorellina. Ascolta bene, l'ho messo sulla radio perché, eh, come avrei capito, non sei la sola. È uno dei problemi più grandi, esistenziali che tutti attraversiamo. è l'unica medicina per un amore, un vecchio amore, è un nuovo amore. E che se quell'amore sarà il Signore allora è tutto risolto. Il fatto è che quando non mettiamo il Signore al primo posto è logico che non riusciamo mai a trovare l'amore che cerchiamo e non lo troveremo mai perché il Signore non è al primo posto. Perché se siamo figli di Dio siamo chiamati ad amare il Signore al primo posto. Come dice Matteo 6.33 cercate prima il regno di Dio, la sua giustizia e tutte queste cose vi saranno date in sopraggiunta. Matteo 6.33 va bene, quindi tutto dipende cosa cerchiamo al primo posto. Ed è questo quello che ci manca. Quando sembra che Dio non ci risponde. Poi una cosa che credo è importante è che la sorella dice nel suo messaggio "Sono triste, prego ogni giorno che Dio mi liberi da questo, ma sembra che non mi ascolti". Ho pensato alle cose più svariate, a legarlo a me tramite legatura. Il demonio è sempre lì a dirmi di farlo, sfruttando la mia disperazione o continui attacchi di panico e so sono sempre in ansia questa cosa che lei è tentata a legarlo a lei tramite legatura, cosa pensi Giuseppe? ma in un primo tempo questo qua mi era anche sfuggito è, è, è buono che eh, lo sottolineiamo no eh, cara sorella non scherzare col fuoco, non scherzare col diavolo e non questa è stregoneria non so che, che ti ha suggerito queste cose ti conviene sgridare il diavolo e sgridare questi pensieri nel nome di Gesù Cristo perché questa sarebbe stregoneria. Cioè praticamente ti metti sotto maledizione. E magari anche funziona per un mese, per un anno, ma poi questa stregoneria si scioglie, non dura per sempre. Sì, queste cose funzionano per un po' di tempo. E dipende da quanto paghi le streghe, una settimana, due settimane, un mese, non, non dura più di così. Dura poche settimane e se vuoi fare questo ti metti sotto maledizione perché questa maledizione torneranno a te la legata in realtà sei tu tu ti ai stai ai legando ai. a tu. Ti, tu tu ti stai legando poi ti leghi attraverso stregonerie una persona sbagliata eh, anche è quello. una persona che il Signore quello, sì. eh, diciamo non sta benedicendo la relazione e allora tu eh, aggiri tutta la l'ordinamento della parola i comandamenti quello che Dio sta facendo e praticamente ti fai fai tutto da te vai da, una, da qualcuno paghi e leghi praticamente ti stai legando al diavolo non, non, non scherzare e poi da, dalle storie che abbiamo sentito noi nel passato abbiamo sentito donne che hanno fatto questo sì. e sì hanno ricevuto quell'uomo anche in matrimonio si sono sposati ma si sono hanno legato questa persona sì. a se stessi con stregoneria però le maledizioni sono arrivate da tutte le altre parti in salute, finanziariamente un matrimonio tribulato, anche se era con l'uomo che voleva quella donna tutto, tutto nella vita era tribulato. Niente stai funzionava. aprendo la porta al diavolo sì Io mi meraviglio che infatti mi era sfuggito abbiamo letto un po' di velo velocemente ma mi eh, meraviglio che tu puoi pensare una cosa simile cioè un cristiano non pensa a queste cose quindi se cascate in una fossa esciene di corsa e, non, e non, non pensarci più non scherzare amen. perché amen, amen. Eh, tu credi di legare una persona a te ma il diavolo ti lega a te a lui mm -hmm. e poi avrai bisogno di un esorcismo che chi lo sa quando sarai pronta per questo Ai a io volte io. Ci vuole tempo, ci sono persone che sono state legate eh, tramite così per 10-20 anni. Eh, mm -hmm. Ti assicuro, pentiti del tuo peccato Amen. e non ti azzardare più neanche a pensarlo. E, e come, e in che modo? Semplicemente sgridando il diavolo, sgridando i suoi pensieri nel nome di Gesù Cristo. Amen. E lei scrive in questi anni, com'è che dice, in questi, questi anni non ho mai smesso? Di pregare in questi anni non ho mai smesso di pregare Dio affinché mi donasse un uomo con il quale potermi consacrare al matrimonio, ma fino ad oggi ancora nulla, o almeno solo delusioni su delusioni. Dolce sorella, anni che cerchi il vero amore e chi è che non lo cerca? Tu sei un'amata figlia di Dio. Ma temo che non troverai però quello che cerchi, non in questo mondo senza Dio. Al massimo troverai altri che come te vanno da avventura in avventura e anche se si sposano non lo trovano. E allora che fare? Il fatto è che non esistono, nel, nel mercato di questa vita non esistono questi amori così come noi li vorremmo, sono rari diciamo le persone solo gli amori del mondo, mm. solamente a Hollywood gli amori durano per sempre. Ma non Al, durano, sono finzioni. Alla fine del film, finalmente la, la ragazza è vinta, <ride> la donna lo ama con tutto il cuore. No, no, Alla fine del film, la storia è finita, tutto <ride> finisce, non continua niente. Alla fine del film, gli attori incassano i soldi <ride> e divorziano, molti di loro. Nella realtà le relazioni, la relazione tra uomo e donna è un campo di missione, è un campo di battaglia oppure diventa un campo di tragedia, dipende che priorità abbiamo dato al Signore. Tutti gli amori dove Gesù non è al primo posto sono sempre a, a fine di cosa? Di egoismo carnale e finiscono sempre senza eccezioni allo stesso modo come, è come una SRL anonima divorziati ma Inso allora associazione divorziati cos'è che insegna che alla fine non funzionano mai non importa quanto è bella la donna quanto aiutante l'uomo non funzionano allora cosa suggerisci tu ai uh, single donne e uomini, dici, dici che non si può trovare l'amore vero, sincero, per fare un matrimonio? Nel mondo senza Dio no. E dove si trova allora? Ma anche nel mondo con Dio, nelle chiese, c'è troppo egoismo. Eh? Nel mondo senza Dio, a causa della natura umana caduta, tutti e tutti sono in crisi inevitabile, in crisi di astinenza e in cerca di un amore vero, come... Come un drogato che cerca di soddisfare la sua astinenza. Non è una impossibilità se, se però guardiamo, se guardiamo prima al Signore, ma diventa impossibile, diventa la ricerca nel vuoto e allora non puoi cercare qualcosa dove non c'è, dove Gesù non c'è, non la troverai. Ed eccoci di nuovo tornati a Gesù. Perché il mondo senza Dio vaga di amore vuoto a un altro amore ancora più vuoto, da un amore superficiale e al narcisismo, all'egoismo, all'interesse privato, personale, mm -hmm. da donna a donna, da uomo ad uomo e da avventura in avventura. Questo è il mondo. E alla fine, come più o meno tutti alla fine scopriamo, e c'è la delusione, il cuore spezzato la depressione, ci si scoraggia mm -hmm. come appunto tu dici perché Dio guarda, io, la mia storia è che quando io e Deborah ci siamo uniti in matrimonio Dio mi, mi ha messo in chiaro che non sarebbe stato solamente un campo di piacere, ma un campo di missione un campo di sgridare il nemico e anche sgridare anche me stesso le mie idee carnali eh, il mio umanesimo, il mio egoismo, e nel mio piccolo mi sono studiato di farlo e insomma se siamo ancora insieme sembra che ci siamo riusciti in massima parte, ma non è che siamo perfetti e tutti e due abbiamo bisogno disperatamente di Gesù in continuazione. Dio ci ha benedetti con sei figli, gloria a Dio. Amen. Io volevo dirti, eh, dolce sorella, che quello, che quello che penso, mi permetto di parlare anche a tante sorelle però, eh? e anche a tanti fratelli, quindi non sto parlando solo a te. Tanti hanno scoperto che non troverai il compagno giusto se è quello che cerchi. Mm -hmm. Cerchi un compagno, non lo troverai, ma se cerchi il Signore, Lui ti darà il compagno giusto cercate prima il regno di Dio, la sua giustizia, tutte queste cose vi saranno date in più, cioè Amen. il Signore aggiunge, Amen. Amen, ma se vero. cerchi quella cosa il Signore è Dio geloso, non è contento, è come uno che cerca soldi per sostenere la sua famiglia, non li troverà cercando soldi, ma, ma se cerca un lavoro, cerchi soldi e non li trovi, ma se cerchi un lavoro arriveranno dopo, arriveranno i soldi. E così eh, anche quando chi cerca le benedizioni di Dio non li troverà cercando queste, ma le troverà cercando Dio. Amen. Cioè, non vai a cercare le benedizioni, vai a cercare Dio. Sì, sì, sì. E cercando la volontà di Dio, ubbidendo la Sua parola, solo dopo di questo troverai quello che cerchi. Posso darti la conferma su questo? Perché prima di conoscere Gesù, essendo nel mondo. Anche io andavo di avventura in avventura e ho avuto tanti fidanzati e anche se avevo un fidanzato che mi piaceva, sempre pensavo, ma se non è lui l'uomo che dovrò sposare, devo guardare in giro, magari troverò quello giusto. E mentre hai un fidanzato, guardi in giro per un altro. Ed ero così, non ero fedele, non ero dedicata a un uomo perché non sapevo mai se è lui quello giusto o devo trovare un altro. E lo stesso facevano anche loro, gli uomini. E poi, nel mondo dove vivevo di studenti, non c'era questa fedeltà tra, tra fidanzati, si cambiavano partner, era incredibile il mondo che vivevo. E lo so che nella mia mente era sempre quella idea che devo trovare un uomo per sposarmi, per fare una famiglia, però dopo che ho conosciuto Gesù invece perché sono andata di delusione in delusione come la sorella A, dopo che ho conosciuto Gesù e ho smesso di cercare uomini, e fidanzati e matrimoni, ho trovato una pace perfetta dentro che dura da anni e mi sento bene, è serena e non ho bisogno di niente. Se Dio manda un matrimonio, un uomo va bene, però senza sto bene, sono tranquilla, non desidero niente, anzi ho paura, ho paura di un matrimonio nel mio caso, lo so che altri si sentono chiamati al matrimonio, però nel mio, nel mio caso sto bene. Dopo tutte le lettere che, eh, che hai ricevuto no, sono... dai de, de, fratelli e sorelle e della situazione del matrimonio, eh, sì, 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 sì. ti fa drizzare le, i, i capelli in testa. Ti spaventi un po', mamma mia, ma voglio sposarmi davvero perché così ho una tranquillità perfetta da sola, con un uomo e eh, non lo so cosa succederà, se andrà bene o male. Ma tutto questo è cambiato, ho trovato la mia serenità quando ho iniziato a cercare Gesù, quando ho conosciuto Gesù e ho messo il suo interesse sul primo posto, non il mio. Perché anche un cristiano può mettere sul primo posto il proprio interesse egoista, le sue cose di questo mondo. Ma invece se dimentichiamo noi stessi e ci concentriamo a conoscere la bellezza di Gesù, il suo cuore, a crescere in Gesù, diventi sereno, diventi felice, non ti serve niente. Perché Dio sa come soddisfare tutti i tuoi bisogni sentimentalmente, spiritualmente, anche fisicamente, materialmente, tutto 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 lui è El Shaddai è sufficiente. Però dobbiamo concentrarci su di lui, a conoscerlo, a andare in profondità a capire il suo cuore e allora tutto andrà bene. Gloria di Dio. Amen. Povera Angela, ne pensate da tutti i colori? Ma non sono povera, sono benedetta. Ho più di tanti che soffrono. Guarda la sorella che è delusa. Anche io lo so che sono passata anche io tra delusioni, però sono benedetta adesso. Non sono più delusa, sono felice in Cristo. Io voglio dire questo, la sorella. Voglio dire, se cominci adesso, senza indugiare, non sprecare altro tempo prezioso della tua vita. Se ti metti a cercare il Signore adesso, oggi, in questo momento, con tutto il cuore, anima e spirito, sai Gesù si farà trovare da te. Amen. E quello che, che più troverai nel Signore, quello che tu cerchi. Arriverà il momento di Dio, cioè Dio sa quando sei pronta. Da me tante benedizioni e io tante benedizioni di, di diverso tipo, non solo relazioni, ma altre cose. Mi sono arrivate dopo anni perché prima non ero in grado di riceverlo, non avevo una cesta per raccogliere queste benedizioni. Non, non, non avevo picchiato abbastanza la testa contro il muro, non avevo ricevuto abbastanza umiliazioni, non avevo fatto abbastanza sbagli. Eh, Giuseppe doveva stare due anni in prigione in Egitto prima di diventare principe d'Egitto perché due anni? Perché non sei mesi? Tu sei un dio di amore, non potevi avere più misericordia. Perché non solo una settimana? Perché due anni in prigione? Israele 430 anni di schiavitù in Egitto? Perché non è sufficiente 70 anni come in Babilonia? No, 430 anni. Non è che Dio vuole aspettare 430 anni, ma è, è, era Israele che non era pronta e dopo 430 anni ancora non era pronta. Morì nel deserto. Geremia 29 Angela. Questa scrittura parla di qual è l'atteggiamento di Dio, perché tu dici perché Dio non risponde? Perché Dio, come eh, sì, dice sì, lei? Sì. Perché Dio, Dio non dico? risponde, io prego ogni giorno Dio non risponde. E praticamente, amata sorella, tu stai dando la colpa a Dio. Sì. Sai, stai sbagliando. Perché un giorno capirai che ehm, l'attesa che Dio. Dio ti sta facendo attendere, capirai che sarebbe stato un disastro se Dio avesse risposto alle tue preghiere prima che tu eri pronta. Eh, puoi andare a Geremia 29, 11 a 14? Sì. Infatti, io so i pensieri che merito per voi, dice il Signore. Io so i pensieri che merito. Pensieri di pace e non di male, per darvi un avvenire e una speranza voi mi invocherete, verrete a pregarmi e io vi esaudirò voi mi cercherete e mi troverete perché mi cercherete con tutto il vostro cuore e io mi lascerò trovare da voi dice il Signore Geremia 29, 11 a 14 Amen il mondo ci dice che dobbiamo prendere sempre prendere come, come, come un cancro Gesù invece dice di dare abbandonare, servire e lo stesso vale anche nella vita, nelle relazioni sentimentali. Oh, mi serve, ho bisogno di una fidanzata, una moglie, una compagna. Ma sei pronto? Quando arriverà questa compagna lo sai che sarà un campo di missione. Come missionari che ricevono un campo di missione in Africa. Ma sei in grado di amministrare quel campo di missione quando ti odieranno, mm. ti respingeranno? ti minacceranno di morte, saprai cosa, che decisione fare, se devi scappare, rimanere, lo sai. Sei pronto il campo di missione. Il mondo ci insegna solo a prendere prendere. Gesù invece ci insegna a dare, ad abbandonare, a dare tutto noi stessi. Amen. E la sua legge dell'amore cosa dice? Dare prima di prendere, amare prima di cercare amore. Um, Luca 6,38 dice: Datevi, sarà dato, vi sarà versato in seno, buona misura, pigiata, scossa, traboccante. Perché con la misura in cui misurate sarà rimisurato a voi. E lo dobbiamo imparare, dolce sorellina, dolce figliola, a dare. A dare: e prima si comincia a dare al Signore cosa gli posso dare al Signore? E il nostro cuore, il nostro amore, la nostra ubbidienza la nostra umiltà, il nostro confidare, invece di mormorare, lodare. Questo possiamo dargli. E allora, e allora saremo come il nostro fratello maggiore, Gesù. E allora il Padre sarà orgoglioso di noi, perché questi sono i veri figli di Dio, i fedeli. E se sono fedeli cercheranno il bene e l'interesse della propria casa eterna, non della casa di adesso, provvisoria, sulla sabbia, costruita eh, sulla sabbia di un amore casuale, carnale, passeggero, che prima o poi svanisce, svanisce come neve al sole, si spegne come ogni bel sogno, dove non c'è Gesù, l'unico sogno che durerà per sempre e l'ubbidienza alla sua parola che no. quella ci guida per la strada giusta in primo Giovanni 2 Angelina c'è una scrittura lì me la dai? sì 17 primo Giovanni 2 17 e il mondo passa con la sua concupiscenza ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno primo Giovanni 2 17. tutto passa sai questi amori che vogliamo nel mondo, questi amori. sì, tu dici lo, lo vuoi un amore cristiano, ma anche se te lo mandassi, sei pronta ad averlo. Mm. Sei pronta ad amministrare questo amore, a superare le intemperie, le tempeste, la, la tormenta. Quando sei pronta a perdonare quando l'altro non, non lo merita. E, e a volte ci sono peccati grandi che devi perdonare, grandi. Peccati per, per i quali la gente divorzia e magari Dio ti chiama invece a dare il tuo perdono, sei pronta? Se Dio vede che non sei pronta, non te lo darà quel, quello speciale amore, e se tu te lo prendi per conto tuo e eh, non sarà benedetto perché non, non eri pronta. Va bene, allora. Dicevamo, il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Alleluia. Vogliamo rimanere in eterno? Amen. E tutto dentro la volontà di Dio. Questi, questi sono i figli che rimangono in eterno, insieme al Padre, nella sua casa, come figli fedeli. Poi lei scriveva attraverso di un. un sto attraversando un vero periodo. Disconforto, ce l'hai lì? Sì, um, attraverso un vero e proprio periodo di sconforto perché ormai ho l'impressione che Dio non ascolti le mie preghiere. O, meglio, continuo a chiedere se questo mio desiderio corrisponda al suo volere. Sì, con cioè, forse Dio non la vuole sposata. Lei le continua a chiedersi se il suo, suo desiderio corrisponde. Guarda, io ho un metodo molto semplice per il volere di Dio: se una cosa dà la gloria a Dio, aiuta il Signore a costruire il suo regno, allora è sua volontà. Se una cosa non gli porta frutto, no. E allora tu, tu ti chiedi: l'impressione che Dio non ascolti le mie preghiere, eh, dolce sorella, è un'impressione errata, non è che Dio non ascolta, è che tu non sei pronta, Dio ti ha già risposto. La sua risposta è nella sua parola. Guardiamo Esia 65, è una risposta sovrannaturale eterna, verso 24, grazie. Isaia 65, 24. Questa è la scrittura è riuscita per te. Averrà che prima che mi invochino, io risponderò. Parleranno ancora, che già li avrò esauditi. Isaia 65, verso 24. Va bene, quindi il Signore ha già preparato quello che hai bisogno prima che tu nascessi, il Signore aveva pronto per te le guarigioni dalle tue malattie. Aveva pronto per te il tuo compagno. Se, se sei destinato a sposarti, credo di sì, mm. era già pronto. Non era ancora neanche nato il tuo compagno. Il Signore l'avrebbe preparato anche lui. a avrà le sue lezioni da imparare quindi prima che te lo invochi in primo corinthians 7.2 dice ogni uomo abbia la propria moglie ogni donna il proprio marito quindi è volontà di Dio di sposarsi allora? è, è volontà di Dio tranne per rivelazioni come con Geremia, come con Paolo due, mm. due profeti che non era, non era volontà di Dio mm -hmm. però cosa succede? quando il Signore ti chiede di fare un sacrificio ti dà anche il desiderio, ti dà anche la grazia, ti dà anche la gioia, al punto che tu, se Dio non vuole che ti sposi, allora tu non avrai desiderio di sposarti, quindi il Signore ti dà la grazia. Mm -hmm. E allora Paolo dice: Ogni uomo abbia la sua moglie e ogni donna il suo marito. E allora uno chiede: Perché? Dio non ti ha fatto trovare l'uomo giusto? Se tutte le donne devono avere il loro uomo, normalmente, perché non l'hai trovato? Io credo che viene il giorno, amata sorella, ascoltami bene, che tu ringrazierai Dio che non aveva provveduto a, a tuo modo, nel, nel tuo tempo, quando e con chi tu avresti voluto. Pensa, immagina se Dio avesse risposto alle tue preghiere con quell'uomo che tu hai scritto, tu, tu mi hai scritto e hai detto, eh, ti cito, cito quello che hai detto, l'ultimo uomo di cui mi sono innamorata, ho scoperto che mi stavo solo prendendo in giro, credevo fosse realmente innamorato di me, per poi sentirmi dire che non mi ama. Va bene? Come vedi. Se Dio avesse risposto alla tua preghiera e ti fossi sposata con Lui, Lui avrebbe detto: Sì, 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 sì. ti amo, ti amo, ti amo andato, Tirato avanti da qualche mese sposati e guarda che disastro. È una grande benedizione che Dio non risponde a tutte le nostre preghiere e che l'ha ha saputo prima del matrimonio. Sì, e di questo che succede che a volte queste, queste persone sbagliate continuano a far finta di amarti. Mm -hmm. Forse l'uomo che Dio ha per te non è pronto. O tu non sei pronta, o lui non è maturo abbastanza, o tu devi imparare delle lezioni particolari. E che se tu lo sposassi finiresti presto? Divorzio, bambini divisi, vuoi questo? Non è meglio confidare in Dio, tenere duro e quando per esempio c'è crisi d'astinenza, che vorresti un po' d'amore, eccetera, perché non usi quel tempo per preghiera disperata? Quando disperatamente ti senti sola, malinconica, perché non usi quel tempo per andare in, nel Getsemani? Tu potresti non essere pronta, Dio ha i suoi tempi e sono sempre perfetti. E poi ci sono altri, altri fattori, c'è in giro il diavolo, c'è in giro delle canaglie, confida nel Signore, continua a guardare Gesù. Alla Sua parola, alla Sua volontà nella tua vita. Perché tu ti chiedi: perché Dio non manda la persona giusta? Ma la vera domanda sarebbe: siamo noi la persona giusta? Stiamo noi camminando nel Signore? Prima che saltiamo anima, cuore e carne in una relazione, abbiamo chiesto a Dio sto parlando di tutte le sorelle e i fratelli. Abbiamo pregato magari con digiuni e Dio ci mostra di co cosa fare. Ci addormentiamo la sera con il cuore e la mente sul Signore, la sua parola mm. o con la mente su di una relazione carnale che ci manca o sulle parole del mondo, di qualcuno che tutto è tranne che una persona di Dio. Non è la persona che Dio ci ha mandato. Grazie, Signore. A me Signore Gesù ti benediciamo, possa questo piccolo messaggio e scritture Amen. che tua amata, amata figliola hai ispirato. Amen. Essere di benedizione a tante sorelle e fratelli nella tua situazione, gloria a Dio. Grazie, Andiamo a Matteo Signora. 6, per favore. E concludiamo con questo. Sì. Matteo 6, 31 a 34. Matteo 6, 31. Non siate dunque in ansia dicendo che mangeremo, che berremo, di che ci vestiremo. Perché sono i pagani che ricercano tutte queste cose, ma il Padre vostro celeste sa che avete bisogno di tutte queste cose. Cercate prima il regno e la giustizia di Dio e tutte queste cose vi saranno date in più. Non siate dunque in ansia per il domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. Basta ciascun giorno il suo affanno, Matteo 6, 31 a 34 io credo che, dolcissima sorellina, amata da Dio, ti stai preoccupando troppo. Penso che siccome la, la lampada, con, la, con lo stoppino, e, e il combustibile, che in certo senso tu stai bruciando lo stoppino invece, del, invece dell'alcol, quello che c'è dentro. È per questo che esce il fumo. Stai fumando perché sta bruciando lo stoppino. Stai cercando nella carne di risolvere problemi che puoi solo risolvere in, in ginocchio, in, in preghiera, andando da Gesù. Non li risolverai andando da te stessa andando alla tua mente carnale, andando ai tuoi sentimenti frustrati, non li risolverai così, solo peggioreranno. Li risolverai andando da Gesù, in ginocchio, ad ascoltarlo, ascoltare il suo amore, la sua parola. Ascoltalo, ascolta quanto lui ti ama. Grazie Signore. Allora, Dio ti benedica, sorellina. Mano. Quando Dio prevederà il tuo amore giusto, io ho la fede che provvederà. Ma con calma: non saltare sulla prima bicicletta che passa. Aspetta, sorella. Aspetta, calma. Grazie. Gesù. Allora, quando Dio prevede l'amore giusto, fammelo sapere se vuoi. Perché se, se sarà l'amore giusto. Io da parte mia vorrei benedire la vostra unione, ma deve essere l'amore giusto, deve essere quello di Gesù. Non solamente perché hai fame, non solamente perché ti manca amore. Guarda, il mondo sta morendo per mancanza di amore e ci sono guerre e c'è egoismo e c'è sfruttamento dell'uomo sull'uomo perché tutti cercano di riempire quel vuoto, cioè, ogni uomo ha un vuoto nel cuore, creato per Gesù, creato per il Signore. E quando lo riempiamo con un'altra cosa, che può essere qualunque cosa, carne, carnalità, denaro, potere, egoismo, crediamo di averlo riempito. In realtà abbiamo, messo, abbiamo intromesso del veleno nella nostra anima. Che prima o poi lo dovremmo vomitare. Come si fa? La confessione. Bisogna confessarlo. E puoi confessarlo anche in privato davanti a Dio, se lo fai con tutto il cuore. Se non basta, lo confessi ai fratelli, i fratelli che ti amano. Noi siamo qua perfettamente a disposizione, se tu vuoi. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Angela, c'è altro? Sì, voglio aggiungere una cosa che credo che io ho trovato la mia tranquillità nell'essere single quando ho capito che trovare l'uomo giusto per sposarmi non risolverà i miei problemi. Perché nel mondo ho avuto sempre questa impressione che l'unica cosa da fare nella vita è sposarmi, che altro posso fare? Sì, trovare un lavoro, sì, però. La cosa più bella è la, la relazione sentimentale, il romantismo è quello che desideravo. Però dopo, più avanti, quando ho conosciuto Cristo, eh, ho conosciuto anche un uomo che era cristiano, che voleva essere missionario e ho avuto una relazione sentimentale con lui, ho capito, ma anche se trovo l'uomo che amo e mi ama, non risolve i miei problemi. Ho bisogno di Gesù per risolvere i miei problemi. E allora ho smesso di cercare una relazione sentimentale e romantismo. Romanticismo. romanticismo. Perché ho avuto un'esperienza che mi ha fatto capire che non è l'uomo che hai bisogno, è Gesù che hai bisogno. Poi se hai un uomo nella tua vita va bene, se non lo hai puoi essere felice lo stesso, perché non dipendi da un uomo, da una persona, perché quell'uomo non, non, non sarà un perfetto, un sogno che ti farà felice. È un uomo con problemi come te, come io ho problemi di egoismo, di superbia, anche lui ce li ha. Quindi non è che risolve i miei problemi in nessun modo. Ho bisogno di Gesù. E quel, quello mi ha mio lesson. <ride> ho imparato la mia lezione e in questo modo, ho imparato la lezione. Quindi andiamo a Gesù, come tutto questo messaggio ci esorta a fare, andiamo a Gesù, in Lui troveremo quella pace, Lui riempirà quel vuoto che sentiamo solo in Gesù. E poi, se viene l'uomo o la donna, giusta va bene, se no, andiamo avanti con Gesù. E volevo leggere alcuni messaggi arrivati dai fratelli molto bellissimi. Veramente questi fratelli sono speciali. Raccontano come loro stanno attraversando la stessa cosa e come con Gesù stanno vincendo. Per esempio c'è Maurizio che scrive, Sorella A, ti scrivo da fratello in fede, single, proprio come te. Non c'è da interrogarsi troppo su quando stiamo male nel nostro presente perché siamo limitati, siamo polvere mentre il nostro Signore vede cose ben più al di là della nostra scarsa lungimiranza. Ti capisco, vedi altre coppie e dici quanto mi piacerebbe. Vale anche per me, ma un conto è avere un desiderio, un altro è pretenderlo. La parola benedice grandemente i matrimoni, ma io parlo per la mia fede, è bellissimo essere sposati quanto essere single, se al primo posto abbiamo Gesù. Io mi sono chiesto a lungo, se dovessi avere una compagna, una moglie, mi piacerebbe davvero. Ma sai cosa ho realizzato? Un matrimonio terreno, anche se cristiano, è sotto la benedizione di Dio, non lo porteremo nella vita eterna in Cristo. Il matrimonio è un ottimo campo di missione, di amore, di crescita e per seminare buoni frutti. Avere figli penso sia la più grande benedizione da Dio ma il matrimonio con Cristo, quello dura per sempre. Personalmente, ambisco così tanto di poter essere partecipe delle nozze in cielo, da voler seminare già ora per quell'amore eterno per Gesù. Sorella cara, dal tuo messaggio capisco che hai tanto amore da dare. Bene, dai il tuo amore a Gesù. Riconoscilo come il tuo uomo, il tuo fidanzato, il tuo sposo, la tua vita. Sembra difficile, impossibile, dura, ma il giorno in cui potrai finalmente avere davanti a te il Signore, sono sicuro che tutto l'amore che avrai dedicato a Lui in vita ti sarà grandemente ricompensato in eterno. Dio ti benedica, Gesù ti ama grandemente. Maurizio. Gloria al Signore. Ho ricevuto una scrittura? Sì. Grazie Signore. Um. Matteo 19. Devi andare verso 29. Matteo 19, 29. E chiunque avrà lasciato case o fratelli o sorelle o padre o madre o figli o campi a causa del mio nome, ne riceverà cento volte tanto ed erediterà la vita eterna. Matteo 19, 29. E il matrimonio l'ha creato il Signore. Si uniranno ad Adamo e Eva e diventeranno una, un corpo solo. Però arriva Gesù e dice: E chi avrà abbandonato? Chi avrà lasciato? Casi, fratelli, sorelle, padre, madre, figli, o campi? Ma perché? Perché vuole egoista, abbandonato la moglie e i figli? No, a causa del mio nome per diventare un, un discepolo. Amen. Questi riceveranno cento volte. E allora? e allora? Questo è il primo test del discepolo. Io mi ricordo che ci sono dovuto passare quando mi sono messo a seguire il Vangelo il Signore, era il 1973. E ho avuto le mie esperienze di qua e di là. Eh, va bene. E insomma, un disastro dopo l'altro, diciamo, una trafila di disastri. E questa è stata una benedizione nel senso che ho capito che non avevo illusioni. Chiedere che da qualche parte c'era una donna predestinata, la donna perfetta di miei sogni, sempre pronta a fare le coccole, no, no caro. Non esiste, vero? La donna. Perché anche lì si aspetta la stessa cosa da te. La donna è sempre pronta alle coccole. Anche quella che più ne ha bisogno, no? cioè, qua <ride> è andare a ricevere. Non è che ho una... parlato con uno che eh, cercava una donna da avere una relazione eh, adulterina, faceva l'orologiaio, credo che tu lo, tu ah, lo conosci. Sì, abbiamo realizzato sì, questo sì, sì. poveraccio. Sì. E lui tutto freddo, cinico, impassibile, dice: mm -hmm. cioè, Sì, io cerco una relazione. Mm -hmm. Ah, c'è chi moglie? No, la moglie ce l'ho già, c'è una relazione. Ha <ride> detto, ma ah, come mai, che è successo? gli abbiamo chiesto. E mia moglie non mi coccola. Quella era la sua scusa? Qual, era, qual è il suo motivo? Sì. Che sua moglie, quindi moglie cercate di coccolare i mariti, <ride> però mariti disgraziati, guardate, che anche le mogli hanno bisogno di coccole. Qui le cose è una strada a due sensi. Cioè come dire, voglio un amore voglio una moglie che mi ami. Grazie. Che intelligente sei però. E la moglie cos'è? Cioè anche Dio ha bisogno di essere amato. Allora, gloria al Signore. Dobbiamo, come dice, date e sarà dato. Con la misura che date vi sarà ridato. E come comincia la, la cosa? Comincia col dare. Atti capitolo 20, eh, dato Gesù, più felice cose dare che ricevere. Amen. Ti leggo anche il messaggio da parte di Barbara che ha scritto pochi minuti fa: dice anche io, quando ero nel mondo, ho fatto come Angela, fino a 50 anni, ma ora sono sola in carne. Ma ho oh, Gesù, amo Lui per prima. Ma se il Signore mi vuole dare un uomo in Cristo, ok, altrimenti me ne farò una ragione. Gloria a Dio, un io, caro saluto. Come si chiama, io? Barbara. Barbara Dio ti di benedica, Barbarina. <ride> Gloria a Dio. E questa c'è esperienza. Eh? Discerno di che c'è cioè, più di 50 anni. Sì, Quindi sì. c'ha esperienza. Quindi, se lo dice lei, possiamo, possiamo prenderlo per buono. Ci ha provato di tutto. Eh, ma tutti picchiamo la testa, destra e sinistra. Nena dice: Cari fratelli, sto seguendo la diretta. Il vero amore, se non è mandato da Dio, non funziona. Amavo molto mio marito e lui mi tradiva. Pensavo di morire di dolore per tradimenti. E da 22 anni sono da sola, ho smesso di cercare un uomo e Dio ha riempito tutto il vuoto in tutti questi anni. Gesù è il mio amore e sono serena. Un abbraccio, Nena. Dio ti benedica. Credibile, Nena, la sua età come adesso, è ancora una donna bellissima. Sì, sì, lo è una, sì è lo una è. donna. Eppure... Proprio come... oggi ha inviato delle foto, è bellissima. Ma è una cosa... No, que quello che vedere. colpisce è che è una donna così, super bionda, super dolce, super cristiana, che uno deve andare a cercarsi un'altra donna. Questo mostra che non importa quanto è bello lui o bella lei. Eh, ecco, ah, ecco la foto, grazie. È bella, nena. Eh, Sì, è sempre questo sorriso, grazie Gesù. Lei parla sempre in fede, eh? è, una donna, è una sorella che è un esempio di fede. Cioè, voglio dire, è inutile guardare alla carne, come quello che va a comprare una macchina e la carrozzeria è perfetta, la compra e non c'è il motore, oppure il motore non funziona, capito? R fratelli, guardate al motore, non guardate alla carrozzeria. La carrozzeria è secondaria, va bene sì, ma è secondaria. Il motore è che è la prima cosa che guardi. Quando ho comprato una macchina, le sorelle andavano lì e le sorelle guardavano, dice, dice, guarda i sedili, guarda, <ride> dice, guarda il bottoncino qui, <ride> guarda, e io gli dicevo, guardate il motore. Ma hai, quello lo guardi tu. E Dice, ma il motore, è boh, è lì il motore. Il motore, è, ti prendi cura e tu dal le motore. Le sorelle vanno lì, danno una pedata a pneumatico, sembra buona. <ride> sta <not> so bad. <ride> <ride> non portate le nostre sorelle, se dovete comprare una bicicletta, <ride> per cortesia. It's not so bad because you train us. <ride> <ride> cioè, eh, le sorelle sono bravi come e, e, estetica, non le batte nessuno. <ride> eh, mobiliare la casa, questo, quell'altro. Lei. Vabbè, però ci i, I just put a curtain, here, a curtain there to hide fratelli, Noi fratelli non siamo molto impressionati <ride> dal colore, dai sedili. Eh, no, no. Andiamo eh, allo spinterogeno, al cambio. Controlliamo il cambio, il motore, se perde olio. Va bene. Allora, quando cercate una relazione, controllate se, se la, la, il vostro partner, se la persona potenziale se perde olio. Controllate c'è la, 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 la stina per controllare l'olio. Allora, Angelina, c'è sì. altro lì? No, mi fermo qui. Sì, ci, ci, ci fermiamo qui. Sì, ci fermiamo qui. Credo che è sufficiente per la sorella A. Grazie, Grazie signora. signora